In seguito al fallimento della De Julemar, compagnia di navigazione editore del Greco attiva nel trasporto marittimo di merci e passeggeri, gli investitori sono in rivolta per trovare una soluzione al tracollo dell'azienda che ha portato via i loro risparmi. A causa di falsi in bilancio, la compagnia è stata infatti dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata il 2 maggio 2012, colpendo oltre 10.000 risparmiatori che avevano investito nell'attività. L'Italia dei Valori ha presentato un'interrogazione urgente al Ministro dell'Economia sulla vicenda. A esporre le richieste è l'onorevole Nello Formisano, responsabile per il Mezzogiorno dell'Italia dei Valori. Si tratta di fare chiarezza su quel che è avvenuto nei confronti di oltre 10.000 risparmiatori. Un caso Parmalat in Campania, nel Mezzogiorno, sul quale chiediamo al Ministro dell'Economia, quindi praticamente al Presidente del Consiglio che ha per sé questa delega, di capire come sia potuto succedere. Falliti della migliaia e migliaia e migliaia di risparmiatori abbiano potuto investire in obbligazioni fasulle. Si tratta di capire cosa fa la magistratura per recuperare i beni dei falliti della De Julemar, che sono beni che secondo le prime stime coprirebbero di gran lunga tutte le aspettative e tutte le richieste che vengono dagli obbligazionisti. Mercoledì prossimo in aula, in question time, ci dovrà rispondere il governo.